Si fa presto a dire che bisogna fare qualcosa per i giovani, molto meglio chiedere ai giovani stessi cosa farebbero loro. Lo ha fatto Domenico Pettinari, candidato sindaco a Pescara, chiamando a raccolta molti ragazzi della città e creando con loro un vero e proprio laboratorio di idee che è poi scaturito in un vero e proprio movimento giovanile legato alla coalizione civica a sostegno della sua candidatura. Sono stati ascoltati attraverso un sondaggio tantissimi giovani pescaresi per ascoltare e recepire i loro problemi e le loro richieste, fino a comporre un progetto specifico. Presenti oggi in conferenza stampa alcuni candidati come Valentina Cipollone e Alessandro Spada, gli altri in lista sotto i 30 sono Alessandro Smarrelli, Davide Chiulli e Claudia Brancato. Non solo candidati, ma anche giovanissimi attivisti come Gabriele Di Donna, appena sedicenne. Noi abbiamo scritto un programma partendo dal programma giovani, partendo dal laboratorio di idee di questi ragazzi che hanno, possiamo dire, recepito le grandi istanze del mondo giovanile e le abbiamo anche assimilate all'interno del nostro programma. E quali sono i punti se io dovessi diventare sindaco? La prima cosa è l'istituzione della consulta giovanile, dedicando uno spazio apposito all'interno dell'amministrazione comunale, uno sportello aperto ai cittadini, aperto ai giovani, gestito dai giovani, per recepire le istanze per erogare informazioni importanti al mondo giovanile. Seconda cosa, incentivi e sgravi per gli under 35 che vogliono aprire attività produttive e nuove attività commerciali. E poi centri di aggregazione, centri sociali in ogni quartiere della nostra città e soprattutto incrementare le discipline sportive culturali nei nostri quartieri con tanti eventi itineranti che possano davvero invogliare il mondo giovanile. E poi mi lasci dire, io ho incontrato tantissime mamme che mi hanno chiesto di dedicare degli spazi al mondo giovanile per far esprimere l'arte e il talento dei nostri giovani. Ci sono tanti ragazzi che frequentano anche scuole artistiche che hanno grandi talenti e devono poterli esprimere in spazi della nostra città. Recupereremo spazi in disuso, spazi lasciati in completo stato d'abbandono per regalarli e donarli ai nostri giovani. Ecco, questa è la grande attenzione che noi abbiamo nei confronti del mondo giovanile, perché per far crescere una città bisogna soprattutto partire dal mondo giovanile e investire davvero sulle future generazioni.